Una scuola funzionale e moderna con ambienti spaziosi provvisti di parquet, impianto di riscaldamento a pavimento, porte scorrevoli, tapparelle colorate, luci a LED, bagni nuovi ed anche un parco giochi esterno. Non manca nulla all'asilo di Via Grecia che quest'anno ospiterà i bambini della scuola Papa Giovanni XXIII, chiusa da oltre 6 mesi per verifiche strutturali. All'inaugurazione di questa mattina presenti oltre al sindaco Amedeo Bottaro anche le famiglie con i loro bambini. Siamo felici di inaugurare in questo quartiere una nuova scuola, peraltro appunto di fatto una materna, peraltro la inauguriamo come piace a noi, aprendola praticamente, facendola vivere ai nostri bambini. Sicuramente abbiamo fatto una lotta contro il tempo per cercare di riuscire ad aprirla in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Lo abbiamo fortemente voluto, ringrazio per questo innanzitutto l'ufficio tecnico, oltre che a tutti coloro che l'hanno consentito, compreso la ASL che ci ha rilasciato addirittura 2 pareri per avere 2 agibilità diverse. Ringrazio anche e soprattutto tutto il personale della scuola, le insegnanti soprattutto, perché ci hanno aiutato anche a adibirla nel migliore dei modi. Sicuramente potete notare che è una bellissima struttura, siamo felici di aver realizzato questo e soprattutto di averlo donato tra virgolette ai bambini che hanno visto invece una scuola chiudersi, e cioè la Papa Giovanni. Il recupero della scuola Papa Giovanni XXIII, per quanto proibitivo, rimane un obiettivo dell'amministrazione comunale. Questo non significa che quella scuola rimarrà chiusa per sempre, al contrario, stiamo già lavorando parallelamente per cercare in realtà di riportarla in vita, vuoi con una ristrutturazione integrale o forse anche con una demolizione e ricostruzione della scuola. Riteniamo che comunque quel quartiere debba avere la sua scuola, lavoreremo comunque in questa direzione. Nel frattempo però abbiamo collocato i bambini in un posto che dico, direi io, più che dignitoso, anzi forse in questo momento è l'asilo più bello della città.